Sven-Göran Eriksson ci ha lasciato. L'allenatore svedese, noto per la sua gentilezza, era noto per la sua compostezza esteriore. Aveva 76 anni ed era malato da diverso tempo. Prima di continuare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Il mondo del calcio piange la scomparsa di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport. Secondo quanto riportato in un breve comunicato, Eriksson si è spento ieri mattina lunedì 26 agosto, nella sua abitazione, circondato dai suoi cari. In Italia, Eriksson ha guidato squadre come Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Con i biancocelesti ha conquistato lo storico scudetto nella stagione 1999-2000, la sua più grande impresa. Nel suo ricco palmarès figurano anche 4 Coppe Italia, una con la Roma, una con la Sampdoria e 2 con la Lazio, e 2 Supercoppe italiane, sempre vinte con la Lazio, oltre alla Supercoppa europea del 1999. Ha ottenuto successi anche in Svezia con il Göteborg, vincendo sia il campionato sia la Coppa UEFA, e in Portogallo, dove ha trionfato in 3 campionati con il Benfica. Dopo l'esperienza italiana, Eriksson è diventato il primo allenatore straniero a dirigere la nazionale inglese, portandola ai quarti di finale sia del Mondiale 2002 che di quello del 2006. Tuttavia, i risultati di Eriksson non raccontano appieno la grandezza della sua figura. È stato e rimane uno dei migliori esempi di calciatore modesto che è riuscito a trasformarsi in un tecnico e uomo straordinario. 7 mesi fa, Sven-Göran Eriksson aveva rivelato in un'intervista di essere affetto da un cancro terminale al pancreas, che gli avrebbe lasciato circa un anno di vita. Pochi giorni fa, Eriksson aveva condiviso un video in cui pronunciava un toccante messaggio di addio. «Grazie di tutto, è stato meraviglioso. Abbiate cura della vita e sorridete». Queste parole rappresentano il suo ultimo saluto. Ciao Sven!